benvenuti ragazzi in un nuovo video. Oh mio Dio, mi gira la testa. Quest'oggi sono davvero molto felice perché spacchetteremo questo bel paccone qui. È arrivato il momento del golden unboxing. 3, 2, 1... Ma aspettate, avete lasciato mi piace? Ancora no ragazzi, cioè voi non avete ancora lasciato mi piace al golden unboxing? Provvedete immediatamente. Cosa ci sarà mai in questa misteriosa busta gialla? Gialla, bianca magari. Oh, è un boot, mamma mia. Che cosa vedono i miei occhi? Tiriamo fuori una cosa per volta. Vedo doppio. Qualcosa? Vi faccio vedere. Abbiamo due telefoni identici. Togliamone uno, scopriamo di che si tratta. Momento ASMR. Vediamo un po' che cosa c'è qui dentro. Molto misteriosa questa scatola. Abbiamo varie tipologie di caricatori. C'è anche questo, fantastico. Caricatore. Vediamo che cosa c'è qui sotto. Aspettate, prima c'è qualcosa qui dentro. Wow, una pellicola. Estraiamo il telefono. Madosca, ma questo telefono è qualcosa di mega imponente. È cattivissimo. Cioè ci sono tipo degli occhi cattivi che si accendono pure? Bene, qui sopra abbiamo tre telecamere con flash e due occhi, fantastico. Ed ha l'aria di essere resistente tipo a qualunque cosa sulla faccia della terra. Cioè ragazzi, guardate qua questi bordi di acciaio. Che cosa sono? Oh mio Dio, cioè sono enormi. Per testare la resistenza di questo coso mi verrebbe davvero voglia di fare questo. Aprire la finestra, uscire fuori, fargli fare un gran volo ragazzi. Ma purtroppo non oggi. Cioè io penso seriamente che questo telefono possa cadere senza farsi nulla. Ma accendiamolo. Si sta accendendo. È impressionante, vi giuro. È uno dei telefoni più massicci che abbia mai visto. Ah, devo configurarlo. L'ho configurato ed eccolo qui. Allora, da quanto ho capito, per accendere i LED dobbiamo o metterlo in carica o ricevere delle notifiche o delle telefonate. Proviamo mettendolo in carica. Vediamo che succede. Ok, no vabbè, ma è qualcosa di bellissimo. Sono stupendi, mi sono innamorato. Navigando tra le varie funzioni mi sono accorto che in questo telefono c'è una borsa degli attrezzi con all'interno anche SirenHead. Cioè tu clicchi qui e parte una sirena. Vi metto il volume al massimo. Cioè il volume è qualcosa di fortissimo. No, non vorrei attirasse SirenHead, non facciamo scherzi. Comunque anche lo schermo veramente bello. Ma non dimentichiamoci che abbiamo ancora altro da aprire. Quindi prendiamo questa scatola. Custodia soldato. Oh mio Dio, no, devo aprirla subito. Dov'è il coltello? Vediamola. Inseriamo il telefono. No, aspettate, accendo i LED. Questo è il fottuto telefono di Iron Man. C'è di una cattiveria unica, matosca. Ma ora vediamo l'ultima cosa che rimane dentro questo pacco. Un'altra custodia. Si tratta di un'altra custodia identica, però per l'altro telefono. Io non ho mai visto un telefono più cazzuto e cattivo di questo. Che poi c'è, mettere una custodia su un telefono già di per sé indistruttibile. Questo telefono secondo me può cadere, non lo so, dalla luna e non farsi nulla. Cioè guardate qui, è il pavimento che si rompe, cioè... E niente ragazzi, direi che per il telefono di Iron Man può essere tutto. Io nel frattempo lo lascio in carica perché è troppo fico. Spero che l'unboxing di oggi vi sia piaciuto. Vi lascio il link per acquistare il telefono qui sotto nella descrizione. Lasciate tanti mi piace per il prossimo unboxing. Seguitemi su Instagram e TikTok, mi trovate con il nome di Golden Jumpy e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti!